Intanto mi sembra fondamentale e importante quello che sta avvenendo oggi, sono incontri sia delle speciali ma aperti a un confronto l'ordinarie, significa a mio avviso non chiuderci dentro i nostri singoli territori, quindi aprire un discorso per quanto riguarda un rilancio del regionalismo a livello del paese. Ritengo che questo sia fondamentale per un'articolazione della democrazia, ma anche per quanto riguarda quelle che sono le iniziative, quindi un rapporto direi molto più diretto col territorio. Bene quello che è stato fatto oggi a Cagliari, quindi si riparte un ragionamento anche dopo quello che è stato il no al referendum. E quindi se c'era un aggancio per quanto riguarda le speciali con le clausole di garanzia. Oggi voglio dire, bisogna ripartire e quindi trovare tutti gli strumenti per tutelare. C'è un clima che rimane nel paese, fortemente fondamentale, che è quello di cancellare le autonomie come risposta alla crisi. Credo sia un errore fondamentale e quindi a mio avviso noi dovremmo mettere in campo una serie di iniziative per dimostrare che in questi ultimi anni le risorse le abbiamo utilizzate in senso positivo rispondendo alla crisi. E mettendo, voglio dire, in evidenza quelle che sono le potenzialità che ogni regione ha, potremmo avere un confronto che anche per altre regioni potrebbero essere un punto di riferimento, direi, importante, un'officina, un laboratorio, non soltanto per le proprie comunità, ma per l'intero paese, ma in un contesto anche europeo. Guardando quello che sta succedendo nella mia provincia, nella nostra provincia, noi siamo regionali e provinciali. Noi abbiamo cominciato a aprire un discorso per la revisione degli statuti e quindi vuol dire rimettere gli statuti attorno al tema dell'autonomia e quindi che l'autonomia sia vissuta dentro la propria comunità, partendo da un preambolo ma partendo anche dai dati economici e da questo punto di vista mi pare ecco, fondamentale riprendere il discorso assieme alle altre autonomie per portare quei punti di forza ma anche per ritenere che oggi quel recinto dell'autonomia è un fatto fondamentale ed è anche un valore aggiunto per l'intero paese. Mi pare che la revisione degli statuti può essere un momento, avendo presente il periodo che noi attraversiamo politicamente, un governo che ha una scadenza al di là del momento e quindi la difficoltà. Però sono dell'opinione che noi dobbiamo mantenere forte questo legame delle autonomie, che oggi sicuramente qualcuno, ma gran parte, vuole ritenere superate. Ma il dato fondamentale è avere un rapporto complessivo per quanto riguarda le ordinarie. Anche dal dibattito del pomeriggio mi pare che il filo conduttore è di un confronto. Io ritengo che noi abbiamo necessità di fronte al Paese di mettere esattamente in vetrina quali sono i conti. Per quanto ci riguarda noi Trentino, noi abbiamo ultimamente scambiato perché è un contributo di solidità nei confronti dello Stato attraverso le competenze. Noi di fatto abbiamo quasi tutte le competenze, sono competenze provinciali, dalla sanità alla scuola, all'università, alle strade, ultimamente anche per quanto riguarda il personale della magistratura. Quindi mi pare che in realtà su quel versante è un ragionamento che può essere un contributo, ma mi pare anche un altro contributo, quello fondamentale, le politiche sociali, le politiche di welfare, le politiche del lavoro, può essere sicuramente uno sguardo di riferimento di quello che abbiamo fatto in termini positivi, ma anche qualche volta anche di ripensamento, ma sicuramente può essere un momento anche di forte riflessione e di rilancio di tutte le iniziative.